Una buona serata, ben ritrovati con l'approfondimento sportivo della domenica. Parliamo di sport sammarinese perché è un periodo particolarmente felice, sono arrivati dei bei risultati, allora ne parliamo con il segretario di Stato allo sport della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini. Buonasera, segretario. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, dicevo, risultati sicuramente molto molto soddisfacenti, però io comincerei anche da un bel risultato a livello istituzionale. No, perché proprio in questi giorni è stato siglato, è stata messa la firma sull'accordo per la MotoGP, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si correrà sicuramente fino al 2026. È un bel risultato. Ma è un risultato che comunque va in continuità di un progetto che ha dato prova di essere stabile, consolidato, di crescere nel tempo. Un prodotto di natura sportiva, non c'è ombra di dubbio, generato e costruito con una partnership ben precisa e allargata a livello territoriale, in cui San Marino, è logico, ha sempre fatto da capofila a questo progetto. Poi negli anni le formule sono cambiate, oggi siamo di nuovo tornati ad essere tra i principali promotori in una convenzione rinnovata dove vede, come dicevo prima, di nuovo San Marino protagonista unitamente alla regione Emilia-Romagna. In questo c'è stato anche un preaccordo molto forte con la stessa regione Emilia-Romagna e chiaramente un sodalizio che con l'infrastruttura del Misano World Circuit, oggi in fase estremamente crescente, a disposizione di tutti i territori, potrà sicuramente rappresentare un futuro sotto il profilo della promo, commercializzazione sportiva motoristica molto molto gradevole. Ecco, è arrivata la firma per il rinnovo fino al 2026, vediamo da queste immagini la soddisfazione di un Carmelo Espeleta che ha espresso parole davvero importanti per questo sodalizio, no? Per la Repubblica di San Marino, ma il circuito di Misano, la Riviera di Rimini, insomma dice qui vengono fatte le cose fatte per bene, no? E queste sono state le parole del numero uno della Dorna. Ma Carmelo Espeleta è un grande manager di una grande società internazionale. Il fatto che apprezzi che comunque le cose si facciano in maniera adeguata dà valore sicuramente a quello che è stato anche la fase un po' di nuovo preparatoria di questo rinnovato accordo. Abbiamo comunque sottoscritto con la presenza di Carmelo Espeleta e quindi con il titolare della società per eccellenza da un punto di vista motoristico, il che significa che comunque il nostro paese unitamente a top player di questa natura e con tutto il territorio presente potrà promuoversi adeguatamente su un evento sportivo ma che ha una grandissima risonanza da un punto di vista mediatico, per cui è un prodotto sportivo, è un prodotto commerciale, è un prodotto rappresentativo che credo che tutti i nostri concittadini del territorio sammarinese e non siano felici che abbia ancora lunga vita.